A tutti, ciao dal vostro Giampi, Marco. Oggi appunto sono qui ospite, infatti vedete una location diversa, sono ospite dal mio amico Marco e la mia location. Siamo a casa sua e facciamo il video dei pronostici per l'undicesima giornata della Serie A. Oggi darò come sempre i miei pronostici, ma ci saranno anche i suoi, e quindi avete più opzioni. Abbiamo ovviamente fatto così. Abbiamo ovviamente opinioni diverse, stifiamo anche squadre diverse, ma siamo sempre sportivi. Alle 18 anticipo Milan-Juve. Io qui vedo un 2 della Juve o al massimo gol, perché sapete che secondo me la difesa della Juve non è più quella degli anni passati, qualche gol in più lo prende. Il tuo pronostico? Io vedo un x2 perché il Milan l'ultima vittoria si è un po' galvanizzato, e poi un under perché comunque non credo che saranno un po' chiuse tutte e due in difesa, visto che la Juve poi il mio punto dolente, sapete che ovviamente io sono della Samp. Allora, Sampdoria-Chievo, io qui per sicurezza direi 1x. Io metto un over, prevedo un 2-3 gol, anzi un 3-4 gol. Poi speriamo che siano dalla parte giusta, però. Tanto le prendete con noi. No, non ci credo. Comunque, Pal-Genoa, ecco, questa è una partita che io infatti me la sono segnata come non me la giocherei, perché onestamente sarebbe da tripla, però proprio vogliamo metterci un risultato, io dico gol. Io uno scontro salvezza, dico che la Spal fa una bella partita, però l'esperienza del Genoa, quindi posticipo dalle 20:45 di domenica sera Torino-Cagliari. Ecco, qui io direi uno, il Torino dovrebbe vincere, o a meno che il Cagliari trova qualche gol, allora over, o uno over. Io mi tengo la classica partita che vedo da pareggio, X, aggiungo anche un under perché due squadre che si chiudono. O due o over? Io direi solo due, perché l'Inter, che ci ha rubato l'allenatore Spalletti, quest'anno fa un bel campionato.
molti mi hanno anche ringraziato su Facebook. Comunque, detto questo, vi saluto e vi auguro buona domenica e buon campionato a tutti. Mi raccomando, fate i bravi. Ciao a tutti!